Buonasera e benvenuti all'evento di presentazione del manuale del parapetto in vetro. Tutto quello che c'è da sapere è che nessuno ti ha mai detto. Sono con noi Sabatino e Flavio Faraone, presidente e CEO della Faraone Architetture Trasparenti, Buonasera a tutti. Buonasera. autori del libro, e oggi, tramite un'intervista, vi racconteremo appunto dei punti principali di questo volume e il perché è importante averlo. Vi mostreremo un estratto della pubblicazione e indicheremo come riceverlo gratuitamente a casa vostra, presso il vostro studio o azienda. Poi vi anticiperemo il prossimo importante appuntamento legato ad un'innovazione nostra di Faraone che riguarda il balcone alla francese. Prego, buonasera. Mi invito a fare un saluto di benvenuto e possiamo iniziare, Sabatino e Flavio. Sì, buonasera a tutti e benvenuti a questa presentazione di questo strumento, diciamo così, unico, è una novità sia per noi che per il mercato dei parapetti, è un qualcosa di particolare alla quale tenevamo parecchio e che quindi abbiamo portato a compimento dopo qualche mese di lavoro. Quale vi faccio subito una domanda per trasmettere appunto qual è stata la necessità, cioè perché c'è stata la necessità di uscire con un libro sui parapetti in vetro? Ma semplice perché non c'è niente del genere in giro. Ci sono manuali per il vetro, manuali per altre cose, ma sui parapetti non si è mai fatto niente. E quindi ho ritenuto opportuno buttare giù tutto quello che bisogna sapere sia sui parapetti in vetro sia sui parapetti in generale. Cioè la storia del parapetto e perché esiste e perché serve. La base principale è un volume scritto con semplicità per farlo leggere sia ai progettisti, sia agli addetti ai lavori, tra i quali serramentista e vetreria, e sia per la signora Maria, per il privato, al fine che ognuno possa essere informato sulle norme, su quello che occorre sapere per avere un parapetto anche a manutenzione a costo zero. Fabio, tu invece come hai trovato questa uscita? Allora, Qual è il diciamo tuo che commento a la cosa caldo? è nata un po' così. Dopo che mio padre aveva scritto il libro sulla sua storia, beh, quella chiaramente è una storia sua personale, diciamo che ci abbiamo preso un po' gusto a fare questo tipo di discorsi qui, è nata l'idea di scrivere appunto un volume un po' più specialistico sui parapetti e siamo partiti così a scriverlo, mi sembra. A giugno dell'anno scorso, era giugno, maggio, vabbè, insomma, era quel periodo là. Quindi man mano è partita questa cosa, poi l'abbiamo sempre un po' ampliata, messa a punto, rinnovata man mano che andava avanti, ma questo è uno strumento che vuole nascere appunto per dare un qualcosa in più a chi deve utilizzare il parapetto in vetro, quindi sia al progettista, sia al serramentista, che al vetraio, che all'utente finale. Che può trovarsi già così a disposizione nelle sue 270-80 pagine, mi sembra che siano, tutta quella che è la nostra esperienza di 20 anni come Faraone SRL sui parapetti di 15 anni e come azienda di 52 anni, riportando appunto queste esperienze nate in tutti questi anni di lavoro a contatto con il cliente, a contatto con il progettista, a contatto con il cantiere proprio per trasmettere le nostre conoscenze a loro. Non è un catalogo, quindi non ci saranno le solite cose di qualità, noi siamo bravi, noi siamo di qua e noi siamo di là. No, è un libro, proprio un libro scritto in modo abbastanza, come possiamo dire, Imparziale. imparziale, perfetto, distaccato, dove si affrontano tutti i vari argomenti legati ai parapetti, non solo in vetro, ma anche di tutti gli altri materiali che vanno a costruire quello che è il parapetto. Ottimo, poi li guarderemo un po' più nel dettaglio. Potete mostrarci una copia? Ah, Avete... eccola qua, l'ho Ecco. qui a portata di mano, chiaramente. C'è, Ecco, quindi questo è ce il libro. l'abbiamo. Sono stati stampati
di fresco. Ci sono, come vedete, ci sono delle immagini dentro, ma più che altro sono immagini proprio per parlare degli esempi. Non è che possiamo solo scrivere, bisogna anche far mostrare un qualcosa quando si parla di una soluzione, quando si parla di un tipo di lavorazione, ci sono immagini che sono a supporto di quello che viene scritto, come è giusto che sia. Ok, tema caduti dal balcone. Quanto riusciamo a trasferire oggi su questo concetto e quanta magari poca consapevolezza di questi episodi c'è, ci sono? Allora, noi li conosciamo e quindi un po' i nostri agenti, un po' i capoari, un po' i nostri clienti, quando succede qualcosa, quindi quando qualcuno cade da un balcone perché purtroppo gli è ceduto sotto il suo peso, perché c'è andato a sbattere contro, a noi queste notizie arrivano perché vengono riportate per lo più sui media locali, ecco, diciamo così. Però ci sono questi episodi, basta fare una ricerca, ce ne sono diverse decine all'anno. Poi i media un po' più, ecco, se lo vediamo un attimino qua, che si vede, comunque sì, si vede anche l'immagine di questo, è qualcosa che è successa l'anno scorso, mi sembra, in Sardegna, dove una persona cadde da un balcone perché si andò ad appoggiare a quella che doveva essere una balaustra, ma non era altro che un pezzo di legno messo lì per lungo vicino al mare, di forse era da diverse decine di anni che era lì, e gli crollò sotto il peso di questa signora che stava semplicemente pulendo la tovaglia pure dal balcone. Quindi che succede? Succede che non ne veniamo mai a sapere, quindi qui andiamo molto a rimarcare anche questo tipo di discorso, perché non se ne parla, perché viene dato poco peso a questi che però sono incidenti dovuti alla mancanza di manutenzione o all'utilizzo di prodotti che però hanno diverse decine di anni e che non vengono mai manutenuti, non vengono mai tenuti sotto controllo. Si lasciano lì, un po' alla mercé di quelle che sono le intemperie. Sappiamo che il metallo, ma anche la stessa muratura, che sia il legno, qualsiasi cosa, se non gli stai, se non la tieni un po' sotto controllo, specialmente quando parliamo di ferro, si sa che a lungo andare cede, e quindi noi sono anni che battiamo su questo argomento di tenere sotto controllo i propri parapetti, i propri balconi. Sabatino, quando vedi questa immagine, cosa pensi? Com'è? Quando vedi queste immagini, che tra l'altro diverse sono state anche selezionate da te, cosa pensi? Penso che non si dovrebbe mai arrivare a questi estremi, assolutamente, perché sono cose che danneggiano sia la persona, sia la famiglia, sia l'immagine stessa del settore. Io da sempre predico di fare attenzione che ci sono minimo il 50% di parapetti che sono fuori norma, ma dei quali un buon 30% sono a rischio della caduta. Mi sono sempre divertito, specialmente a detto del settore, a guardare in giro quello che c'è. E nel 2012 feci delle foto sul lungomare di qui, dalla nostra zona, tra Trento e Val Bariatico, sul lungomare. Mi bastarono 3 chilometri per fare circa una ventina di foto di parapetti a rischio caduto veramente. Quindi forse non ci rendiamo conto che i giornali non ne parlano, e chissà perché non ne parlano, soltanto piccoli trafiletti, il giornale locale, ma mai va in televisione, mai va ad essere annunciato come un incidente vero e effettivo, ma capitano di tante cose, sia alcuni di quelli nuovi che magari sono fatti non a norma, ma quelli sono di rado, ma di più sono quelli vecchi che sono lì da 50, 100 anni, hanno bisogno di essere cambiati. Ok, quindi Flavio, che contributo noi siamo riusciti nel nostro piccolo a dare anche per queste nuove normative, però partendo proprio anche dal 2008-2009, quando abbiamo iniziato a mettere nel mercato soluzioni di serie di parapetti in vetro? Noi iniziamo con le prime serie nel 2006, ed eravamo diciamo, i principianti nel momento con quelli d'acciaio inossidabile,
e in quell'epoca la norma era di 100 kg la spinta al metro lineare e siamo partiti sempre dal primo momento sempre rispettando le norme. Poi man mano che siamo usciti nel 2008 con la ringhiera tutto vetro, principalmente era sempre 100 kg al momento la spinta, ma principalmente era la paura delle norme da rispettare e tutte le prove fatte, decine di prove fatte. Io ricordo perfettamente quando sono state eseguite le prove all'interno del nostro laboratorio e poi abbiamo in qualche modo fatto delle segnalazioni, quindi anche agli enti preposti. Flavio, poi... Noi in pratica diciamo che appunto siamo entrati nel settore nel 2005-2006, seguendo quelle che erano le norme dell'epoca. Nel 2008 è uscita una norma con il DM del gennaio del 2008, dove si andava appunto a dire che i parapetti dovevano resistere sia ai 100 che ai 100 kg di spinta, però era una norma un po', diciamo così, lacunosa. Più che altro non era chiaro dove usare l'uno e dove usare l'altro. Dopodiché, mettendoci, visto che noi abbiamo un po' la fissa per star dietro a norme, star dietro a prove, eccetera. Questo è un qualcosa che ci viene da quando facciamo gli infissi e le facce le continue. Quindi ci siamo messi un po' dietro all'epoca era UNSAL, l'attuale UNICMI, per appunto chiedere quali fossero effettivamente le direttive da dover seguire, perché anche noi dovevamo dare al nostro interlocutore, che fosse il nostro cliente oppure che fosse il progettista, e indirizzarlo verso dove andare. Servivano i 100 kg, servivano i 200 kg, non era chiaro. Poi, grazie a questo lavoro fatto un po' assieme all'UNICMI, è venuto fuori che il Ministero ha riconosciuto che quello da portare avanti era il valore dei 200 kg al metro lineare di resistenza alla spinta. E da lì, diciamo che si è fatto un po' di chiarezza. Poi, andando avanti, però ecco, quello dei parapetti è stato sempre un po' una giungla a livello di settore. Perché? Tanto che noi ci abbiamo fatto anche un manuale sulle norme, chiamandole proprio la giungla delle norme. Perché secondo me è stato un settore sempre un pochino lasciato in secondo piano, bistrattato, non bistrattato, però ecco, non gli è stata mai data l'importanza che doveva avere. E dobbiamo considerare che il parapetto è uno degli elementi di sicurezza che si trova all'interno di una casa, perché dentro un appartamento siamo chiusi da quattro mura, dicendo così in modo molto semplicistico. Quando si va fuori, quando si va sul balcone, l'unica cosa che ci ripara dal cadere di sotto è il parapetto che è messo all'esterno. Quindi a tutti piace appoggiarsi al balcone per guardare di sotto, per chiacchierare con qualcuno, però bisognerebbe sapere che bisognerebbe farlo in totale sicurezza. Questo che cosa ha portato? Ha portato poi al fatto che noi siamo stati sempre un po' dietro a questo tipo di discorso qui. Fortunatamente un po' il settore è cresciuto, un po' sono cresciuti siamo cresciuti sia noi che i nostri competitor, quindi alla fine c'è stato anche un po' di peso politico, se vogliamo chiamarlo così, perché se andate a considerare che già negli anni 80 e 90 gli infissi, per esempio, e le facciate continue erano già normate da procedure di prova, da classificazione per resistenza all'aria, all'acqua e al vento. Io mi ricordo quando andavo a fare le prove delle facciate presso l'Istituto Giordano, c'erano già delle pareti attrezzate con delle strumentazioni di alto livello per poter fare quelle prove e stabilire Il anche il cappaterno. Quindi già sugli infissi negli anni 90 c'era molta consapevolezza dell'importanza di quell'elemento, una casa per il risparmio energetico, cosa che però non succedeva con i parapetti. Quindi se andiamo a considerare gli infissi in una casa, sono stati sempre considerati giustamente un elemento di alta importanza, proprio perché dà comfort a chi abita dentro casa, per il rumore, per il caldo, per il freddo, per l'aria. Però il parapetto è stato lasciato sempre un po' alla mercé di quello che veniva. Figuratevi che la prima norma, la prima procedura
di esecuzione prove dei parapetti è arrivata nel 2017 con la UNI 11678. È l'unica norma attualmente in Italia che dice qual è la procedura di esecuzione prove per avere il parapetto a classe 2 kN, 3 kN e tutte le altre le altezze vetri, la caduta del pendolo. Prima non c'era nulla, si sapeva solo che bisognava andare a fare quella spinta di 100-200 kg e basta. Non c'era però una procedura di come realizzarla, quindi molti arrivati ai 2 kN, ai 200 kg si fermavano lì perché per loro era a posto, ma anche gli stessi istituti di prova, non avendo basi sulle quali appoggiarsi, arrivato al livello di richiesto dal DM, si fermavano lì. Invece poi noi siamo sempre andati un po' oltre, quindi una percentuale in più di sicurezza l'abbiamo sempre messa all'interno dei nostri test. Poi però con l'UNI 11678 del 2017 finalmente è arrivato una regolamentazione dell'esecuzione prove dei parapetti. Ce l'abbiamo fatta dopo tanti anni, anche noi abbiamo preso parte alla verifica di quella norma, come tutte quante le norme UNI viene data poi a tecnici, ad aziende per verificare che tutto corrisponda, se sia tutto quanto abbastanza corretto. Noi anche abbiamo dato il nostro apporto, abbiamo fatto i nostri commenti fino a quando poi appunto la norma uscita nel 2018, credo. 2017, sì. Diciamo che è stato un passo importante per la regolamentazione di quello che è un settore che dovrebbe essere molto importante all'interno di una casa, di un edificio, ma a partire già da quella che è la progettazione. Grazie Flavio. Vorrei mostrare condivido lo schermo. Ecco qua. Vorrei mostrare la pagina relativa alla sicurezza dei parapetti vetro e mostrare il laboratorio che abbiamo in casa e appunto ci permette di fare delle verifiche a monte, quindi di testare tutti i prodotti in uscita. Ok. Sì, infatti quel laboratorio prove ce l'abbiamo ormai da 10 anni quasi. Fatto prima, era fatto in questo modo, poi l'abbiamo fatto proprio con basamento in cemento per fare in modo che quando facciamo le prove, anche noi quelle preliminari interne, abbiamo già tutti i risultati per quello che è l'utilizzo finale del parapetto, quindi non facciamo la prova sul cemento perché è così che deve essere utilizzato. Stessa cosa oggi. Diciamo che siamo portati un po' più avanti perché noi già dalla progettazione del parapetto sappiamo già quale tipo di fissaggio utilizzare, quale tipo di come deve essere fatto il profilo. Siamo stati molto più avanti da questo punto di vista, quindi arriviamo alla prova già con il 90% di tutte le verifiche fatte a monte con i software di verifica, e quindi quando si arriva lì si fa solo la verifica finale, quindi ci arriviamo già molto più pronti rispetto a quello che poteva essere 7, 8, 10 anni fa, quando si andava lì e si facevano prove e man mano si modificava la matrice, il fissaggio, eccetera. Quindi Sabatino, cosa vuol dire per Faraone un prodotto, un sistema, un parapetto a norma? Un parapetto a norma, come ha detto Flavio, noi ce l'abbiamo sempre avuto nel sangue, nel senso non abbiamo mai fatto qualcosa che non rispettasse le norme, sia nel settore delle facciate sia nel settore dei parapetti. Quindi abbiamo cercato di chiarire le cose che non erano chiare perché volevamo stare in santa pace. Cioè, un parapetto, se succede un incidente sul parapetto, anche dopo 15-20 anni, il giudice va a caccia di chi lo ha fatto, di chi l'ha montato, di chi lo ha progettato, e quindi non vogliamo stare tranquilli, tranquillamente in avanti. Noi strilliamo, ma strilliamo forte, raccomandiamo ai nostri clienti, ai nostri posatori di rispettare tutte le indicazioni che gli diamo, perché la posa rappresenta il 70% del manufatto di un parapetto.
Io adesso vorrei dire a chi è diretto questo libro. Sì. Allora, mostro delle slide del libro introduttive, così ti seguo. Mi permetto di leggere qualcosa e fine che diciamo, si stabilisce qual è l'intento. Premessa importante, questo non è un libro pubblicitario su un prodotto, bensì un manuale stimolante scritto in modo semplice e ricco di informazioni utili, di pronta applicazione, frutto di numerosi anni di esperienza, 52 per la precisione, nel settore dell'alluminio, di cui 15 nel settore dei parapetti. Che cosa troverai proseguendo nel libro? Una guida completa, appunto scritta in modo comprensivo sui vari sistemi di parapetti disponibili, con consigli preziosi quali: come scegliere un parapetto a zero manutenzione, come scegliere il sistema più adatto e con quali materiali, come scegliere rispettando sempre le norme, come poter accertarsi di aver scelto il giusto fornitore, come è facile non scegliere uno specialista nel settore e perché questo non è un errore da non fare mai, come evitare un prodotto falsamente conforme alle norme, come capire se il tuo parapetto è veramente sicuro, come meglio potresti sfruttare il tuo balcone, e tante e tante altre informazioni valide per conoscere il mondo dei parapetti, valide per te come utilizzatore del balcone di casa tua, valido per il progettista avere un manuale che raccoglie in unico volume tutte le informazioni necessarie per la realizzazione di un parapetto dal punto di vista sia pratico sia normativo. Quali leggi e quali norme cercare per saperne di più e non rischiare di mettere in pericolo qualcuno. Valido per chi fornirà il parapetto e aiutarlo a scegliere un prodotto che possa soddisfare i bisogni del suo cliente. Valido per il posatore per eseguire una posa a regola d'arte nel rispetto di tutte le raccomandazioni e le istruzioni imposte dal produttore. Valido per te che devi acquistare un parapetto, una balaustra, una ringhiera e avere tutte le informazioni necessarie per farti trovare pronto e saperne molto di più del tuo stesso fornitore. Valido per il geometra, per l'ingegnere, l'architetto, per capirne tutti i segreti del settore e poterne diventare uno specialista creando una nuova figura lavorativa come consulente e come collaudatore di parapetti. Ok. Questo libro fa parte del grande serbatoio di informazioni e formazioni del Campus Faraone. È nato da un vero bisogno. Ogni giorno ci vengono sottoposte quasi sempre le stesse domande e quindi noi ripetiamo ogni volta le stesse risposte. Queste domande arrivano dai privati e noi notiamo la curiosità di poter conoscere e scoprire le diverse problematiche legate al parapetto. Giustamente un privato nella sua vita avrà forse solo una volta l'occasione di acquistare un parapetto per la sua nuova casa o sostituire quella che ha ormai non più sicura perché è vecchia. È completamente all'oscuro dei prodotti, delle normative. Arrivano dai progettisti per capire meglio le ultime norme e quali potrebbero essere i modelli da valutare per inserirli nei loro progetti. Arrivano dai nostri clienti, serramentisti e vetrai, per dare a loro volta delle risposte agli stessi interlocutori. Quindi abbiamo queste stesse domande che ci arrivano spesso, e noi abbiamo messo in un libro per dire: leggiti il libro, c'è tutto lì sotto mano, sempre pronto.
Ok, in pratica è un po' come dicevo prima, è una raccolta di esperienze che è stata messa lì sopra. Ok, allora ho visto nella parte iniziale del libro c'è una prefazione abbastanza significativa da parte dell'ingegner Rigone. Esatto. Ingegner Paolo Rigone, direttore tecnico di Unitimi, docente presso il Politecnico di Milano, ci ha fatto una sua prefazione al libro. Dopo chiaramente averlo letto, quindi allora così un avallo in positivo al lavoro che noi abbiamo fatto. E venendo da una persona estremamente tecnica e preparata come lui, non può far altro che farci piacere. Quindi adesso se lo vogliamo andare un po' a vedere dentro, giusto per sfogliare qualche cosa e vedere un po' come è fatto. È fatto come tutti i libri, quindi c'è il suo indice diviso per argomenti, ci sono dei capitoli e dei sottocapitoli, quindi si parte dal macro argomento per poi andarlo a sviscerare più nei dettagli con i suoi sottocapitoli. Ci sono degli esempi, perché se io vi parlo di montaggio sul pavimento, devo farvi vedere come è fatto il montaggio sul pavimento, quindi ci sono dei disegni estremamente semplici su quelle che sono le applicazioni, foto anche che fanno vedere a che si riferisce quell'applicazione. Si parla delle norme, se ne parla in modo estremamente semplice, facendo capire anche con esempi pratici di cosa stiamo parlando, quindi non è che si va molto sullo specifico e sul tecnico. Poi ecco, si va avanti, che ne so, con gli scarichi d'acqua, c'è la sezione per i scarichi d'acqua, c'è la sezione, c'è la sezione per i fissaggi, punti di parapetti a fissaggio puntuale, quindi quelli che vanno, quelli che come bisogna farli, i LED sul parapetto, quindi ecco, sono state prese proprio tutte i pannelli, il parapetto fotovoltaico, quindi sono state prese tutte le varie, le, tu, tu, tutte le varie possibilità e casistiche. Si parla anche del vetro, quale vetro utilizzare, come utilizzarlo, quando utilizzarlo, i trattamenti che bisogna fare sul vetro, le finiture, l'analizzato, il verniciato, qual è la differenza tra l'una, qual è la differenza tra l'altra. Poi la cosa bella è che ci sono molti, vengono riportati molti esempi di vita vissuta, quindi di lavori che ha fatto mio padre decine di anni fa, come erano prima, come sono adesso, quindi di testimonianze dirette di quello che è successo nei vari anni utilizzando quella determinata soluzione. Sì, diciamo è completo, un primo strumento completissimo. Ok, allora ci sono delle domande alle quali io penso possiamo già iniziare a rispondere. Innanzitutto chiedono dove è possibile, si chiede dove è possibile ordinare il manuale ed è possibile farlo attraverso questo link che ho inserito adesso in chat. Una cosa voglio sottolineare, scusami Roberto, a proposito di siccome ho visto già che ci dicevano c'è la possibilità di averlo anche in formato elettronico, lo daremo solo in formato cartaceo, non lo daremo volutamente in formato elettronico perché va bene la tecnologia, va bene averlo lì sul computer, però se ho bisogno di qualcosa, io che bene o male è da un po' di anni che lavoro con computer e roba varia, però quando ho bisogno di qualcosa preferisco sempre più prendere un libro, andare lì, sfogliarmelo e leggermelo. Poi chiaro che un conto è leggere un libro fatto proprio scritto in un determinato modo, grande, che si legge bene. Un conto è poi andarselo a leggere sul telefonino o sul computer, che non dà quella resa che deve dare. Il consiglio che posso dare io a chi ci sta ascoltando, che possano essere progettisti, che possano essere detraisi, lamentisti o chiunque altra categoria ci possa essere, è di usare questo strumento per
in affiancamento a quello che può essere il catalogo tecnico o il catalogo del nostro sistema. Perché? Perché quando si arriva con il catalogo, ok, quello lo hanno tutti. Quando però ci si presenta con il catalogo di un'azienda che ha scritto il manuale del pacchetto in vetro, è chiaro che si viene considerati un po' più, in modo un po' diverso, cioè si prende importanza. Autorevolezza. Si prende autorevolezza, si prende autorità, anzi se ci si presenta anche con i libri. Poi studiarlo non è che faccia male, anzi ci mancherebbe, l'abbiamo fatto apposta. Sì, allora poi infatti c'è proprio questa domanda specifica, quali possono essere gli strumenti che consentono di fare, acquisire consapevolezza? Questo è uno strumento. Poi all'interno del sito ci sono delle sezioni specifiche di approfondimento legate alla sicurezza e sicuramente questo è uno strumento che permette di far vedere e mostrare dei casi di parapetti che noi definiamo al limite. Cioè il parapetto è un qualcosa che è stato sempre fatto, si è fatto sempre così. Diciamo negli anni 50, negli anni 80, dove c'era il boom dell'edilizia, era il fabbro che presentava il suo modello di parapetto e poi l'impresa che sceglieva al miglior prezzo. Oggi le cose sono cambiate e quindi ci occorre un po' di consapevolezza di quello che viene dato come parapetto. Non c'è più il maestro artigiano che sapeva il suo mestiere, quindi sono tutti principianti, i posatori di oggi, non sono di vecchio mestiere, insomma, quindi va studiato e va approfondito ogni argomento, oltre alle norme che esistono, che prima forse non, nemmeno c'erano. Quindi io raccomando a tutti quelli che ci ascoltano di poterlo leggere. Prima magari legge dall'indice gli articoli che più gli sono simpatici, che lo attirano. Poi man mano lo deve leggere tutto, perché se vuol progettare, se vuol posare, se vuol vendere un parapetto, deve essere a conoscenza di tutto quello che c'è scritto qui sopra, che è ricerca approfondita in generale. Noi progettisti abbiamo spesso la necessità di rappresentare dei dettagli costruttivi utili a definire modalità esecutive. Riguardo ai vostri prodotti, esiste una libreria in formato DBG? Sì, vi rispondo io. Abbiamo una libreria BIM con anche dei file DVG, possono essere scaricati dal sito, dalla sezione libreria BIM del sito Faraone. Poi ci sono anche delle domande molto tecniche rivolte all'ingegnere che noi prenderemo in carico, le giriamo e poi risponderemo tramite il nostro ingegnere Romagnoli. L'ho vista questa, sì, siccome sono molto molto tecniche, poi facciamo rispondere all'ingegnere e vediamo anche di rigirarla a tutti questa risposta, quello che tutti possono sapere, quelle che sono state le risposte alle domande fatte. Diciamo, ci sono delle domande che sono molto molto tecniche, prenderebbero molto tempo, quindi è meglio che poi ci si confronta con la persona che conosce questi temi al 100%, cioè che ci lavora ogni giorno. Sì, solitamente appunto, magari potremmo poi eventualmente organizzare un appuntamento dedicato tecnico con lui. Poi Faraone potrebbe fornire campioni gratuiti a noi tecnici in modo da far visionare al cliente l'articolo? Scelta molto interessante, soprattutto nelle zone in cui non è presente rivenditore o fornitore. Marcello, Fabio, puoi rispondere tu sui campioni? I campioni solitamente li forniamo sempre quando vengono a farci quando ci vengono richiesti. Sia i nostri agenti e capoarea ne hanno sempre dietro, oppure a volte i progettisti stessi o i nostri clienti ce li chiedono proprio perché devono far visionare il prodotto al cliente, e niente di meglio che fargli vedere il campione dal vivo con il vetro dentro in misure reali e farlo toccare proprio con mano, quindi questo qui non c'è nessun problema. Poi altre domande: sono presenti rappresentanti Faraone in Canada, zona Toronto, abbiamo il nostro export manager, quindi poi tutte queste, magari vi prego di scrivere le domande nella chat di R, in modo che restano registrate e riusciamo poi a rispondere in modo puntuale via mail.
Fate anche assistenza alla progettazione? Certo, sempre fatta. Sempre la faremo. Abbiamo il nostro ufficio tecnico, l'ingegner Romagnoli, che segue appunto tutta la parte delle verifiche, delle strutture. Abbiamo i nostri tecnici interni, quindi certo, l'abbiamo sempre fatta e la facciamo ancora. Non c'è nessun problema. Anche con consulenti esterni? Anche con consulenti esterni, anche con i nostri agenti e capoare, che sono sempre disponibili ad incontrare i progettisti o il committente per meglio spiegare il prodotto, per fare delle verifiche anche sul posto, a volte tornando un po' al discorso della sicurezza e delle prove. Spesso e volentieri, quando dobbiamo fare un lavoro di un certo livello, ci viene chiesto di eseguire la prova in cantiere. Non c'è nessun problema, noi abbiamo una nostra attrezzatura tarata perché va in giro per i cantieri con un nostro tecnico per fare le prove, oppure si possono chiamare degli enti esterni che vanno lì e fanno la verifica di prova sul campione del parapetto che è stato installato. Anche di questo se ne parla in modo ampio nel libro, perché lo abbiamo riportato. Abbiamo puntato molto anche sull'aspetto della posa in opera, dello specializzarsi nell'essere nel posare i parapetti, quindi seguire quelle che sono le indicazioni che vengono date. Anche qui ci sono esempi di lavori fatti da altri che poi a volte ci andiamo a noi per rimetterci sopra le mani, per rimettere un po' a posto tutto, quindi abbiamo anche... Infatti Flavio, c'è proprio una considerazione, diverse considerazioni specifiche sul tema dell'importanza della posa a regola d'arte. Magari se riuscite a spendere due parole, ed è trattata anche all'interno del libro, possiamo approfondire. Troveranno nell'indice la posa in opera qualificata, e ci sono ben 15 pagine che spiegano la posa in opera qualificata, sia sul cantiere nuovo, sia sul cantiere in sostituzione, perché non posso andare a mettere una ringhiera su un palazzo fatto 50 anni fa, devo prima vedere se il cemento è ancora idoneo per poter ospitare la resina e tutto quanto. Quindi spiega tutto il sistema e la procedura da fare. Esempio, parla dell'indice, la recinzione e quali norme ci sono sulle recinzioni. C'è anche la protezione della piscina per parapetti in vetro. Un articolo che tratta i parapetti in vetro per gli impianti sportivi, oppure adatto per gli ingegneri, i calcoli statici e le prove di rete di laboratorio. Perché sono due cose diverse? Lo spieghiamo in un modo analitico con degli esempi delle prove, perché. Quindi diciamo, abbiamo cercato di puntare su tutte le varie ipotesi. Poi c'è anche una cosa importante che in questo libro parliamo. Una nuova figura, c'è un titolo, una nuova figura professionale per il progettista specializzato in balconi e parapetti. Questa è una cosa nuova che vorremmo fare. Vi leggo un po' che cosa dice, poi alcune righe di cosa significa la norma. Noi diciamo, forse potrà sembrare ridicolo che un progettista possa essere specializzato in parapetti, ma io so benissimo che molti non conoscono tutte le norme necessarie, e questo lo so perché è da anni che facciamo formazione specifica ai progettisti e non è colpa loro. Sono tante le varianti da conoscere in un edificio e nessuno può conoscerle tutte. Piuttosto quello che non capisco è come mai si sia riservata negli anni tanta attenzione giunta, e ci mancherebbe altro che sia giusta, all'isolamento termico delle finestre e niente mai per i parapetti, come ha già detto Flavio. Se è giusto dare altra considerazione ad un impisso nuovo che risparmia energia e inquina meno, non capisco perché non sia giusto dare la dovuta stessa attenzione al pericolo che costituisce un parapetto. Non sicuro se così fosse stato, avremmo già progettisti preparati e formati sui parapetti. Come colmare questo vuoto?
proprio per creare dei progettisti esperti specializzati nei parapetti, ho deciso di creare l'Accademia Faraone, che farà parte del Campus Faraone. Sarà un percorso formativo rivolto ai giovani under 35 diplomati di materie tecniche o laureate in ingegneria o architettura, con lo scopo di creare gruppi gruppi dello specialista dei parapetti, dislocati sul territorio nazionale. Come si svolgerà la formazione? La prima parte in lezione si svolgerà online e dopo la prima selezione le lezioni si svolgeranno presso la nostra sede per seguire da vivo la parte tecnica e pratica. Quando sarà il corso? Sarà appena dopo il Covid, prima possibile. Quindi questo è un tema importante. Per illustrare in articolo cosa vogliamo fare per poter aumentare l'esperienza sui parapetti. Che dice una sezione proprio dove si parla dello specialista, che sia per quanto riguarda l'installazione dei parapetti, ma anche per quanto riguarda appunto il progettista, insomma, come ripeto, degli esempi estremamente logici. Se abbiamo male, che ne so, se dobbiamo andarci a fare una visita al ginocchio oppure al cuore o qualsiasi altra cosa, andiamo prima dal medico di famiglia, però poi sicuramente andiamo dallo specialista, dal cardiologo oppure dall'ortopedico specializzato in, perché ormai queste sono le figure che sono quelle di riferimento. Quindi se per la medicina ci sono questi esperti, perché non è, e come ce ne sono in tantissimi altri campi, non solo nella medicina, perché non possono esserci anche nel nostro settore, quindi sia posatori che siano ben preparati alla posa del parapetto, ma anche progettisti che sappiano già dall'inizio tutto ciò che bisogna prevedere per avere poi un parapetto che sia conforme alle norme, ma che sia anche ben progettato e ben installato all'interno del complesso architettonico. Ah, ci sono molte domande, grazie Flavio, e ci sono davvero diverse domande tecniche. Io provo a girarne qualcuna legato alle norme SIA, Flavio, non so se puoi rispondere. Ok, quindi rispettano la norma SIA, poi questa è una specifica SIA 358, una norma svizzera immagino. Sì, i parapetti specializzati secondo le norme italiane rispettano anche la 358 e altre due norme che sono per la Svizzera, non ricordo bene. Comunque si rientrano anche in quelle norme. Poi anche qui per maggiori dettagli c'è il nostro ingegnere Romagnoli che le conosce molto bene, e che quello che ho detto io lo dico perché me l'ha detto lui, che soprattutto lui è specializzato in norme sia italiane che quelle dei paesi con i quali abbiamo più a che fare. Poi c'è un'altra domanda legata alle certificazioni, quindi giustamente c'è chi chiede, ma le certificate voi? No, spieghiamo bene come funziona l'iter, allora, di certificazione e perché leader, abbiamo un laboratorio all'interno. Leader è questo qui. Parte proprio dall'inizio, cioè prima la progettazione del prodotto che viene fatto tramite i software, eccetera, per tirar fuori la sezione del profilo e gli accessori. Quando arrivano, facciamo i nostri test nel nostro laboratorio proprio, ma quelli rimangono solo test di verifica interni, non sono quelli che poi vengono certificati. Una volta che abbiamo tutto il pacchetto ben definito, fatte le opportune modifiche, facciamo i test che quelli sì che vengono, chiamiamoli così, certificati da un ente esterno abilitato, che nel nostro caso è il Politecnico di Milano, con il quale stiamo facendo, diciamo, tutti quanti i test sui parapetti. Quindi poi sono loro che emettono il rapporto di prova che dà la conformità di quel parapetto a quelle prestazioni. Quindi poi quello è un documento esterno che viene fatto con prove fatte nei loro laboratori, con i loro macchinari e con la supervisione dei loro tecnici. Grazie Flavio.
Poi cioè, ci sono diverse richieste che vanno sui listini e su avere dei riferimenti di fornitura e posa in opera, cioè dei riferimenti di costi completi. Anche qui magari spieghiamo bene come funziona e come il percorso commerciale e quello che possiamo dare. Allora, noi per quanto riguarda i costi, prima di tutto c'è da vedere che tipo di parapetto occorre, quale tipo di soluzione occorre, quale tipo di vetro bisognerà andare poi ad utilizzare, andando ad analizzare se c'è un progetto oppure se c'è una richiesta un po' più specifica. Da lì cominciamo a dare le nostre prime indicazioni economiche. Dopodiché, se invece c'è o se ci Se ci fosse la volontà di approfondire un po' subito il discorso, interveniamo già direttamente con i nostri commerciali interni per analizzare in modo più dettagliato il progetto o anche con i nostri commerciali esterni, quindi con i caporali e con gli agenti, per andare proprio a valutare lì sul posto direttamente con il progettista, con chiunque sia, quello che può essere l'impatto. Lo sforzo, l'impatto economico di quel tipo di realizzazione. Però è tutto da valutare prima, partendo dal tipo di prodotto che si vuole usare. Comunque, leggendo il libro, ripeto, c'è di tutto, c'è il tipo di vetro da usare in base alla classe di appartenenza, le classi di appartenenza perché occorre la classe C3, la C2, dove occorre, e quindi il vetro 8-8 per 10-10, 12-12, come è fatto, come non è fatto, è tutto ben spiegato. Poi possiamo dare tutta la consulenza che vogliamo, ma lì è quello è uno specie di questionario già riempito. Bene, poi ci sono delle domande, pure qui diciamo, sono molto tecniche su quali caratteristiche deve avere lo strato portante dei parapetti, che caratteristiche deve rispettare sia esso in cemento armato, acciaio o legno. Però è una giusta domanda alla quale appunto occorre una prova per ogni, a seconda della destinazione d'uso, giusto? Sì, il parapetto si può montare sul cemento come avviene forse nell'80% dei casi, ma anche sul travillegno in acciaio e anche sul travillegno con le quali abbiamo realizzato alcune prove noi per un'azienda che realizza proprio case legno. Quindi ogni soluzione cioè ogni problematica ha una sua soluzione. Nei limiti delle nostre possibilità, appunto, abbiamo portato dentro anni di esperienza, quindi ne abbiamo viste tante di cose succedere, e quindi noi portiamo non risposte teoriche, secondo me potrebbe essere così. Tutto quello che troverete lì dentro viene proprio da anni, come ho detto prima, anche di esperienze, quindi di aver toccato con mano, aver sbagliato e aver corretto, perché non è che siamo nati senza errori. Li abbiamo fatto, però quelli servono per fare poi le esperienze e per poterli poi correggere. Poi, sulla personalizzazione dei parapetti, quindi il parapetto è possibile personalizzarlo con materiali da noi consigliati e verificarne la resistenza? Quindi personalizzazioni di che parliamo? Esatto, io penso forse non so, ci è capitato di fare dei parapetti personalizzati e poi verificarli in cantiere, Beh, sì, mai noi con lamiera, ad esempio, mi viene in mente. personalizzati con la lamiera non mi sembra di no, però parapetti con vetri più alti del normale, con fissaggi speciali, posso dire, anche con resine speciali all'interno, quando parliamo di qualche anno fa, lì è chiaro che noi prima di dare la risposta abbiamo fatto le nostre valutazioni sia teoriche che poi pratiche, e quindi siamo pronti a dire sì, quella personalizzazione può essere fatta oppure no. Quindi ne abbiamo fatte e ne facciamo correntemente di test su utilizzi che vanno al di fuori di quello che è l'utilizzo normale del parapetto. Ok, poi grazie Flavio ancora. C'è ancora una puntualizzazione sulla necessità di
di avere delle giornate, una o più giornate formative, sia per gli installatori che per i progettisti. E quindi... Siamo i primi che le vorremmo fare. Esatto. Di solito detto che non ci fanno muore, quindi siamo qua fermi, ecco. Ci tocca fare il webinar per presentare il libro, quando invece in condizioni normali avremmo fatto sicuramente un tour e incontrare dal vivo le persone. Quelli appena ci sarà un po' più di tranquillità li andremo a fare sicuramente. Vedremo al limite di organizzarli anche alcuni per piccoli gruppi, se si può fare, se non si può fare. Però ecco, da questo punto di vista qui la nostra volontà c'è. E c'è sempre stata di andare a incontrare l'interlocutore direttamente, no? Attraverso uno schermo. E appena potremo farlo, lo torniamo a farlo sicuramente. Sono i camion espositori attrezzati per fare i corsi di formazione, che sono fermi ormai da 2 anni nel piazzale e non si muovono più. Speriamo di farli ripartire il prima possibile. Ok, io direi, se per voi va bene, ci sono anche altre domande, però le prenderemo in carico, poi rispondiamo via mail anche delle domande proprio di montaggio su travi di legno. Ci sono, abbiamo dei disegni tecnici e abbiamo fatto le prove, come stava dicendo anche prima Flavio. Magari se per voi va bene, mostro come ordinare il libro gratuitamente, quindi faccio vedere come si deve ordinare, quindi attraverso il link che avete ricevuto si va su questa pagina, è un semplice modulo Google, e appunto si compilano tutti i campi e ci stiamo organizzando con le spedizioni, quindi già abbiamo diverse richieste. Vi invitiamo a richiederlo, come ha già anticipato Flavio, solo ed esclusivamente in versione cartacea. Noi lo spediamo gratis a tutti. L'interessante, però, mi raccomando, di studiarlo, di leggerlo, perché è uno strumento di lavoro, non è un romanzo oppure una pubblicità, è un qualcosa che man mano è fatto in modo tale che non è pesante, ma spiega le singole circostanze e le singole opportunità. Mi raccomando di leggerlo, perché siamo, specialmente gli addetti ai lavori, i posatori, i nostri clienti, che non hanno mai tempo di fermarsi per la formazione, ma questo è un libro che serve per la formazione. E quindi questo aiuta sia commercialmente sia tecnicamente. C'è anche la parte commerciale, di come vendere, di come comportarsi col cliente. Quindi raccomandiamo di usare il tempo per la formazione. Ok, grazie mille a tutti i partecipanti. Grazie. Sabatino c'è un saluto da parte di Sandro Squeri, che saluta e dice... Un abbraccio, Sandro. E dice che ha letto anche l'altro libro, quello che hai scritto tu, ed è pronta a leggere anche questo. Grazie. Vi ricordo il prossimo appuntamento. La settimana prossima riceverete le mail. Sarà un evento di presentazione, di anticipazione di questa nuova innovazione legata ai balconi alla francese. Io ringrazio gli autori, l'esperienza di tutti i collaboratori della Faraone, i clienti, i progettisti che, come è stato detto, ci aiutano a migliorarci sempre di più, a trovare sempre nuove soluzioni tecniche da mettere a disposizione poi di tutti. Vi lascio a voi i saluti finali. Perfetto, grazie a tutti per essere stati con noi. Alla fine è andata via quasi un'ora, quindi però spero che sia stata interessante e scorrevole, come lo è stata per noi seguire le interazioni che abbiamo avuto assieme a voi. Non dimenticate appunto che a breve arriverà una mail per ricordarvi del prossimo evento, che appunto è un'anticipazione su quelli che è il nostro nuovo lotto, che sono i balconi alla francese, che poi si tornerà ancora in modo più approfondito su questi. Con dire che questo qui è il primo libro che facciamo, ma sicuramente non sarà l'ultimo, perché già altri ne sono in cantiere. Grazie a tutti, alla prossima. Alla prossima, speriamo poterci stringere la mano.
prima possibile. Ciao, grazie. Principalmente. Arrivederci. Arrivederci, grazie.